Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nuovi problemi al Grande Fratello VIP, è bastata una domanda e anche questo inquilino è entrato in crisi. Poche parole dette da una compagna di avventura nella casa più spiata d'Italia sono bastate per far crollare questo gigante buono molto amato dal pubblico del dating show Uomini e Donne, dove l'uomo è stato un tronista che molte dame provenienti da diverse parti dello stivale sono accorse a conoscere per cercare di conquistare. La domanda che ha fatto infuriare l'ex tronista punto proprio quando sembrava che all'interno della casa più spiata d'Italia si fosse instaurato un clima migliore, tutto è di nuovo crollato. È successo solo qualche ora fa. E adesso anche l'ex tronista Luca Salatino medita di abbandonare il programma. Ma che cosa è successo di tanto grave? Come ben si sa, l'ex tronista del dating show Uomini e Donne appare molto provato per la separazione dalla sua fidanzata Soraya Ceruti, conosciuta e scelta proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Sembra proprio che l'uomo provi un grande malessere nello starle lontano per così tanto tempo a causa della sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP. Tutto sarebbe successo durante la festa di compleanno di Edoardo Donna Maria, che ha appena compiuto 30 anni dentro la casa più spiata del bel paese. L'ex di Non è la Rai Cristina 40 ha scatenato la furia dell'ex tronista chiedendogli che cosa ne potrebbe pensare la sua fidanzata nel vedere il massaggio fattogli da Nikita Pelizzon per tentare di migliorare quei dolori muscolari lamentati sulla schiena dal bell'uomo. Parole queste che hanno particolarmente infastidito Luca Salatino, che ci ha visto della malizia e questo è bastato per far sbottare l'ex tronista contro la Geffina, tanto che a difendere l'ex di Non è la Rai è intervenuta anche Eleonora Ferruzzi invitandolo a moderare i toni. Carolina Marconi si è schierata a favore di Nikita e Antonino Spinalbese ha invitato l'uomo a evitare di esporre la propria rabbia in modo tanto plateale. È così che il bel tronista ha avuto un crollo psicologico ed ha affermato di non sentirsi più adatto al gioco. Anche lui abbandonerà e si ricongiungerà con la sua amata? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.